Ci siamo, partiamo, fantastico. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui al Link ad aprire Funkorobic, il festival della musica funk bergamasca. E più tardi ci vediamo i Tangle e io adesso sto tergiversando a un'audience interna, ma so che ci sono delle persone fuori e non so se magari questa cosa può interessare anche a loro. Stasera parliamo di blues, però ne parliamo in una maniera un po' diversa, perché guardiamo il blues, un po' le sue radici, no? Da dove arriva. E è una storia molto divertente, comincia nella canzone più famosa dei Toto, Africa. Però adesso ne parliamo con un po' più di senso. Mi presento, sono Edoardo, la metà delle persone qua dentro le conosco, però lo dico ugualmente. Sono un etnomusicologo e la mia area di specialità non c'entra niente con questo, ma ho avuto la fortuna di studiare con Lucy Duran, che è una delle più grandi esperte di queste tradizioni musicali di questa zona, nonché produttrice della metà degli artisti di cui parleremo. Perché è una di quelle persone che ha fatto un sacco di cose nella sua vita e è super interessante. Quindi, viaggi circolari, cercherò almeno possibile di essere noioso, ma so che lo sarò. Se avete domande, fermatemi. Questo seminario è in realtà parte di una serie di seminari video che trovate sul Patreon di Ink Club, su Fuori Programma. Quindi se vi può interessare, se vi sembra qualcosa che stuzzica le vostre corde, andate a supportarli su Patreon e potete, penso che possano accedere comunque ai file anche passati, non penso che ci sia una cosa che li blocca. Quindi andatelo a fare, abbiamo 3 episodi, per ora parliamo di ognuno di questi 3 strumenti, il balafon, l'ongoni e la cora, sono uno più bravo dell'altro e niente, adesso date i soldi al Link così combattono il Covid a modo loro, con la cultura, perché è una venue super importante per questa zona e grazie Ink, un applauso. Ottimo, viaggi circolari, cosa vuol dire? Circolare implica che non è unidirezionale, quindi oggi guarderemo come dall'Africa certi stili abbiano influenzato le musiche, le black musics, come le chiamiamo, in America, e come poi questi stili siano tornati in Africa ad influenzare questa musica e come adesso ci sia una sorta di scambio che va avanti e indietro e io si vede che non sono un cantante perché non so usare il microfono. E continuo ad andare a scatti. Prossima slide, per favore. Lo sappiamo tutti che il blues... non sto a definire il blues, se non sapete cos'è il blues, è il 2021, è colpa vostra, mi dispiace. In caso non lo sapeste, ne parliamo dopo però, perché sono un po' troppe parentesi da aprire. Chiunque mastichi un pochettino sa che chiaramente il blues ha origini, dico africane, ma in realtà è più afroamericane, diciamo, ecco. Nasce nelle piantagioni, è una musica di lamento, di tribolazione, di esternazione dei conflitti interiori e conflitti che cambiano nella storia, ma rimane tendenzialmente una musica un po' blu, proprio per quel discorso lì del... questa sorta di agrodolce, sentimenti agrodolci, contrastanti, eccetera, eccetera. Ma come siamo arrivati a, prossima slide, l'African blues? Vai pure. Ovvero questa cosa qua che vediamo adesso. Spoiler, è un po' più complicata di quello che potrebbe sembrare. Questo è Alifar Katuré, è uno dei chitarristi di cui parleremo oggi. Un'esibizione live nei suoi ultimi anni, in realtà, non è più tra noi.
Questo qua dietro invece è Bassero Kuyate, che è un'altra delle persone di cui parleremo tanto oggi. Arriviamo a questa cosa, di cui parleremo un po' più approfonditamente. Partiamo dall'origine, musica africana. Abbiamo detto che la musica africana influenza il blues, lo sappiamo più o meno tutti. Cosa vuol dire musica africana? E questa è la parte in cui tutti voi mi guardate, non cercate di non guardarmi negli occhi perché nessuno vuole parlare, ma qualcuno ha qualche idea, è la parte in cui il pubblico è invitato a partecipare. Cos'è la musica africana? Come la definireste? Cosa vi viene da dire quando si parla di musica africana? Nessuno? L'Africa è grande, ci sono una marea di influenze musicali africane diverse tra di loro, e quindi questa qua è, se il blues è afroamericano, non so dove è andato a prendere le radici. Ottimo, fantastico. Vedo qualcun altro che voleva parlare. Ottimo, ottimo. Beh, questa parte non è andata come pianificavo, mi aspettavo che mi diceste il ritmo e quelle cose lì, in realtà ci avete beccato, esatto, prossima slide. Parlare di musica africana non ha senso, perché non possiamo pensare all'Africa, un continente enorme, come un'entità monolitica. Non possiamo farlo per l'Italia, che è un paesello con 60 milioni di abitanti, figuriamoci se possiamo farlo per un continente che ne ha un miliardo. È assurdo. Tra l'altro l'Africa è uno dei continenti, tra tutti, con la più grande varietà etnica, religiosa, varietà religiosa all'interno delle stesse etnie, e sono tutte cose che complicano, perché la musica nasce in contesti sociali differenti, e quindi tutte queste cose vanno a influenzare come la musica va creata, perché va creata, qual è la funzione, che in ultimo cambia anche la natura della musica stessa. Quindi la cosa importante è che ognuno di questi contesti va affrontato singolarmente, tutte queste musiche vanno contestualizzate. Il modo in cui parliamo di Africa, e lo facciamo in tutto, con l'arte, con la cultura, con anche dal punto di vista dell'aiuto umanitario, tendiamo a parlare di Africa al singolare e non di diverse zone, diversi popoli, eccetera, in un modo un po' sbagliato, che ereditiamo da una mentalità coloniale che abbiamo tutti in quanto stato occidentale, tra virgolette, no? È una di quelle cose che non notiamo nemmeno, è parte del discorso comune, e mi contraddirò mentre parlerò, perché ce l'abbiamo talmente radicata che parlerò di Africa in generale, sono sicuro. Però è una cosa che è bene tenere a mente, quantomeno nel discorso generale, nella nostra considerazione generale di tutte queste cose. Prossima slide. Ottimo. In pratica, cosa dobbiamo fare? Vabbè, abbiamo già parlato dei primi due punti. Cosa vuol dire nel pratico questa cosa applicata alla musica? Che ogni contesto culturale è diverso, ogni musica è diversa. E ogni musica ha delle regole interne a se stessa. E forse quando ne giudichiamo e le parliamo, dobbiamo utilizzare quelle regole, magari, e non le nostre. Giusto? Molto spesso ascoltiamo una musica da un altro paese, quella classica che io sento nella mia zona di specialità, che è il Medio Oriente e la Persia in particolare, è: questa musica è stonata. Non è stonata, è intonata. Usa un metodo di intonazione differente. Può non piacervi? Chiaro, ovviamente. Probabilmente in parte perché non ci siamo abituati, che è, di solito tende ad essere un cardine, l'abitudine sui nostri gusti, però questo non vuol dire che non abbia un valore intrinseco. Non se ne può parlare quantomeno in maniera oggettiva, si parla di gusti. Un conto è il gusto, niente, tutto può non piacere, non è importante, ma le musiche vanno approcciate per quello che sono, studiando il contesto in cui vengono prodotte, le persone che le producono, cosa le spinge a farlo.
Wow, lo spiegone è stato fatto. Fatevi un applauso. Prossima slide. Ora inquadriamo un pochettino. Si parla di Mandé. Chi sono le popolazioni Mandé? Chi sono i Mandé? Ne parliamo tra un attimo. Però per darvi un contesto geografico, puoi premere avanti che esce un'altra scrittina qua sopra. Stiamo parlando di questa zona qua. Il Senegal, il Gambia, che è una striscetta contenuta all'interno del Senegal. Le due Guinee, Guinea-Bissau e Guinea Liscia. Mali, specialmente la parte sud dove c'è Bamako, la parte desertica è chiaramente per ovvi motivi particolarmente diversa, e un pochino di Costa d'Avorio, Burkina Faso, eccetera, eccetera, eccetera. Prossima slide. Eccoci, chi sono i Mandé? Quando si parla di Mandé si parla di tanti gruppi etnici, quindi già stiamo parlando di un gruppo macro diviso in tanti gruppi micro. I Mandé discendono dall'impero Mandé, anche conosciuto come impero Mali, fondato nel 1235 circa da Sunjata Keita, che era un grande condottiero che riuscì a conquistare buona parte della zona, e l'intero impero sopravvisse fino al 1670. Grazie note, che bello, eh? Quando si parla di queste società hanno dei punti comuni, ne hanno anche tanti di divergenza. I gruppi etnici interni Mandinka, Maninka, Bamana, Soninke, Fula sono anche spesso in conflitto tra loro, ma provenendo da questo antenato comune hanno un tot di cose in comune. Sono per lo più musulmani. Il Mali ha una percentuale, mi pare il 96% sia musulmano, divisione in caste sociali, piuttosto che gerontocrazia, e quindi potere agli anziani, e società patriarcale, chiaramente. Chiaramente non è vero, però mi sto contraddicendo come prima, sto supponendo cose. Niente, questi sono più o meno i Mandé, in un grosso riassunto. Ne parlo molto meglio su Patreon, quindi se vi interessa la cosa magari tenete la domanda alla fine o andate sul Patreon di Ink Club. Prossima slide. C'è altra musica, prometto, non è solo me che parlo. E tra l'altro alcuni di voi queste cose le hanno già sentite perché sono su Patreon. Quando si parla di musica, ricordate, parlavamo di divisione in caste sociali, c'è una casta sociale, quella degli artigiani, ovvero i manipolatori, un artigiano un po' diverso dal nostro, non è il poltrone sofà, c'è una parte un po' più spirituale di connessione con la terra e gestione del niyama, che è una forza spiritica connessa a certi culti un po' più mistici dell'Islam. Tutte queste persone gestiscono questo niyama, questa forza spirituale. I geli sono degli artigiani della parola, diciamo, della parola e della musica. Sono musicisti, sono custodi della memoria storica, perché le loro canzoni sono di fatto i poemi epici della storia dell'impero di Sunjata. Sono canzoni di 800, 900, 1000 anni, alcune, non tutte chiaramente. Sono dei commentatori di quello che succede nel loro tempo, perché risolvono le dispute tra persone e poi le mettono in musica. E soprattutto non sono solo musicisti, ci sono tre discipline. C'è quella del canto, la recitazione, che è una prerogativa maschile, e la musica strumentale, che anche tende ad essere una prerogativa maschile, ma in ultimi anni ci sono anche alcune donne che hanno iniziato a prendere gli strumenti. Le donne tendenzialmente cantano, come potevate intuire. Sono una classe sociale, quindi geli ci nasci, non puoi diventarlo. Io domani non posso decidere di... Posso magari prendere lo strumento, ma non avrò mai accesso a certi tipi di repertorio, né alla funzione sociale, nessuno mi darà il peso che ho, né sarò in grado di gestire questo famoso niyama, e non avrò la stessa conoscenza della cultura dall'interno. Vabbè, le caratteristiche musicali le vediamo tra un attimo, però la musica è molto terzinata, quindi il beat è diviso in tre, con un forte accento sul primo e sul terzo, qualcosa che, guarda caso, abbiamo anche nel blues, non stiamo parlando a caso di cose, ma vabbè, basata su riff, come il blues, vocalmente la voce spesso roca, come appunto nel blues.
prossima diapositiva. Questi sono gli strumenti. Abbiamo la cora, un liuto arpa di 21 corde. Il suono è fantastico. Tendenzialmente a noi bianchi occidentali piace un casino come strumento, perché è accordato. Perché quando siamo andati in Africa a fare quella cosa che si chiama colonialismo, abbiamo anche forzato le nostre accordature su altri strumenti. Quindi questo strumento, che ha un suono che tonalmente ci ricorda molto la chitarra flamenco o l'arpa irlandese o quello che è, adesso che ha pure accordato a cose che a noi stanno simpatiche, ci piace un casino. Effettivamente è molto nelle nostre corde. Non ho mai trovato nessuno a cui non piaccia la cora, almeno un pochettino. Il bala o balafon è uno xilofono, un idiofono di legno con delle zucche sotto, usate come risuonatori. In realtà è una zucca anche la cora, tagliata a metà, rivestita di pelle di non ricordo cosa, mi dispiace. E l'ultimo è Longoni. De Longoni ho un video, perché Longoni è collegato alla musica di cui parliamo oggi. Quindi se premi avanti, adesso parte la musica. Allora, perché ci interessa di più Longoni? Qualcuno ha dei commenti? Piace a tutti? È uno strumento molto particolare. È un liuto, spike lute, non so come si dica in italiano, però se lo classifichiamo quello è. Corpo stretto allungato, la cassa di risonanza di nuovo è una pelle tesa su una piccola conchetta di zucca. 3 o 4 corde, ne troviamo anche a più corde in realtà, ma questa è la versione più comune. Però non tutte sono suonate sul manico. Abbiamo tutti in mente la chitarra, no? La chitarra, ogni nota la pigi sul manico e cambi la nota. Qua alcune note vengono suonate vuote, fanno da bordone fondamentalmente. Una cosa molto interessante però è che una di queste note che viene usata come bordone, quella più vicina al musicista, che chiunque abbia mai preso una chitarra in mano sa che nella chitarra è la nota più grave, è la più alta, è la più acuta. L'ho sottolineato perché è importante e c'è anche un piccolo indizio, lo vedremo con la prossima diapositiva, ma prima volevo dirvi anche che è uno strumento che non si trova solamente in questa zona, viaggia un po' per tante parti dell'Africa, lo troviamo in tante forme e dimensioni, con piccole variazioni, magari cambia il ponte dove vengono tirate le corde, cambia la grandezza, ne arriva uno persino in Marocco, dove non c'entra niente, tra gli Gnawa, che è un gruppo etnico che discende da questi, ma si parla di 1300 anni fa, quindi possiamo supporre che lo strumento sia almeno così vecchio. Discende probabilmente da certi liuti egizi, quindi 3000 avanti Cristo. Proprio è vecchio tanto, è uno degli strumenti più antichi probabilmente che abbiamo ancora in utilizzo come popolo, come umani, come esseri umani. Prossima. Come si suona, che è probabilmente la parte che ci interessa di più, questa è abbastanza interessante, si usa la tecnica del claw hammering. Qualcuno suona il banjo? No, fantastico. Beh, è la stessa tecnica che si usa anche sul banjo. Si utilizza il pollice per suonare la nota più acuta, appunto quella che è vuota, che è tendenzialmente accordata alla tonalità del brano in cui suoni. Sembra ovvio, ma magari non lo è. E le altre dita, anziché arpeggiare come fai con la chitarra, andando all'insù, scendono. E quindi il movimento è molto differente rispetto a come si arpeggia una chitarra classica, per esempio. Per la mano sinistra, abbiamo detto, 2 corde sono vuote, la mano sinistra non usa la carne del polpastrello, ma usa l'unghia, come il saranghi in India, per esempio. Non ci sono tanti strumenti che lo fanno. Lo strumento è fretless, come avrete probabilmente notato, non ha tasti. Cosa significa? Come il violino. Nel violino si fanno tutte note intermedie tra una nota e l'altra del sistema tonale che si utilizzano. Qua si può evitare, si fanno tanti slide, si suonano note intermedie, che ho sottolineato anche questo, chissà come mai. Claw hammering, note intermedie e la nota acuta più alta. La musica è svingata di solito in 6 ottavi. Prossima slide. Cosa vogliono dire queste sottolineature? Ci ricorda qualcosa? Prossima slide. L'ho detto tra l'altro, però il banjo. Prossima slide, please. Grazie. Eccolo, il banjo, non tutti lo sanno, ma questa corda qua è acuta, non è grave.
e si suona esattamente con la stessa tecnica. Tra l'altro fa ridere che il banjo, vi ho appena svelato che è uno strumento che si origina dalle popolazioni afroamericane, mentre ora simboleggi il bianco del sud degli Stati Uniti, razzista e probabilmente omofobo. È bello vedere come cambiano questi prodotti culturali, giusto? Prossima slide, per favore. Ecco, questo erano esempi di proto-banjo. Questa è una fotografia, non è un dipinto. Non devo spiegarvelo che sono tutti afroamericani. In un'epoca, siamo in color sepia, slash bianco e nero, in cui gli afroamericani in America non se la passavano bene. Quindi se avevano degli strumenti in mano non era sicuramente perché andavano dal professore di musica classica a studiarli, era un altro tipo di contesto, quello da cui nasce il blues, appunto. Se conoscete il blues sapete che arriva da lì. Prossima slide, credo che siano altre foto, un video. Questo, la Conting, è uno dei possibili antenati, uno dei probabili antenati del banjo. Spoiler, è un tipo di ingoni, in realtà è parte della stessa famiglia. Stesse caratteristiche, no? Corde vuote, pollice, claw hammering, fretless, manico più lungo di quello che abbiamo visto prima. Viene suonato dai Jola, Gambia, Senegal, come zona, quindi la parte più a ovest della mappa che abbiamo visto. Se premi play, sentiamo come suona. Questa, tra parentesi, è musica tradizionale. Non tutta quella che vedremo oggi è strettamente tradizionale. Molti di questi musicisti hanno già sentito il blues e sono a loro volta ispirati al blues, ma questo era un brano tradizionale, un contesto abbastanza... Era un villaggio, probabilmente. C'era il pollo che ruspava in giro, no? E la musica tradizionale incontaminata ha una grossa similitudine con certi tipi di sonorità che troviamo anche nel blues, appunto. Però la conting non è l'unico strumento che presenta quella similitudine. L'altro candidato è l'ongoni, di cui parlavamo. Questo è Basseko Kouyaté, quello che suonava con Ali Farkature nel primo video. Ne parleremo di nuovo perché è un super toro e lo adoro personalmente. Fa un sacco di musica super bella. La musica dei Bamana, di cui Basseko Kouyaté è il più grande rappresentante vivente, è uno degli altri possibili genitori. Plurale, perché, spoiler, non lo sappiamo davvero da dove arriva il blues. Sappiamo che c'è l'Africa, sappiamo che c'è la grossa influenza della musica scozzese e della musica irlandese, ma è impossibile, non troveremo mai il vero papà o mamma. Primo, probabilmente perché ce n'è tanti, perché vero, abbiamo detto di non pensare all'Africa come una cosa monolitica, ma abbiamo già visto che certi tipi di stilemi viaggiavano. Quindi possiamo anche pensare che venga da magari variazioni sullo stesso tema, tra virgolette, di sottogruppi di un macrogruppo. Sottogruppo e macrogruppo, di nuovo, siamo noi che imponiamo il nostro linguaggio a qualcosa che in realtà potremmo pensare, a cui potremmo pensare in maniera diversa. Ma in ogni caso, uno dei probabili genitori rimane lo Ngoni. Perché pensiamo questa cosa? In realtà non lo pensano in tanti, è una ricercatrice che recentemente ha promosso questa cultura, questo gruppo etnico, che è stato largamente ignorato in realtà finora dalla ricerca etnomusicologica. Uno dei motivi per cui sembra combaciare tanto è il fatto che i Bamana fossero e siano tuttora dei grandi lavoratori di riso. Dove si coltiva il riso? Tendenzialmente nei delta del fiume, dove hanno deportato i Bamana durante il governo, ecco, articolo sbagliato il genere, il governo, durante il governo dell'impero Mandé, che era un impero
che viveva di conquiste e vendite di schiavi, i Bamana dove li hanno mandati e a chi li hanno venduti? Esatto, meglio, ai britannici ai tempi, esatto, però sì, insomma, non so in realtà di preciso, magari c'erano gli spagnoli ancora, però insomma, li hanno deportati nel delta del Mississippi. Cosa nasce nel delta del Mississippi? Uno dei sottogeneri più vecchi e più famosi del blues, anzi, tendenzialmente qua si parla di proto-blues, quindi, però in realtà anche adesso quando si pensa al delta blues, che è uno dei sottogeneri appunto, è suonato da una persona, è vero, nel senso sono l'armonica a bocca, però è una persona che canta, eccetera. Se pensiamo alle Crossroads e se premiamo il tastino, sentiamo un po' di musica. John Lee Hooker, non devo presentarvelo, Morning Blues. Questa slide è difficile perché se preme avanti mentre sta andando il primo parte il secondo, è un casino, l'ho fatto proprio... I was thinking to myself, oh Lord, Lord, I was thinking all to myself. Yes, I wonder. Ora è il delicatissimo momento del cambio in cui dobbiamo stoppare al primo per evitare l'apocalisse. Questo invece è Banzumana Sissoko, che tra parentesi è il nonno di Baseko Kouyaté, che vi ho già presentato due volte, di cui sono abbastanza un fan, e è cieco, tra l'altro, interessante cosa. Parliamo un sacco di lui in uno dei video, product placement di nuovo, sul Patreon. però possiamo pure far partire la canzone, sentirete secondo me un bel po' di risonanze. Chiaramente nei due brani il ruolo della chitarra e del Longoni sono molto diversi, cioè ci sono stati in mezzo 300, vabbè oddio, questi in realtà erano contemporanei, però non importa, le evoluzioni dei due generi hanno avuto in mezzo, da quando partivano più o meno assieme, hanno avuto in mezzo 300, 400, no, 500 anni, che dico, però insomma l'implicazione della terzina data da lui che picchia con il piede mentre suona una sorta di 6 ottavi sopra, la voce che si autoaccompagna con lo strumento, ci sono un tot di cose che risuonano. Prossima slide. Questo è un altro esempio, Booker White, probabilmente qualcuno di voi lo conosce, molto famoso. Guardate la mano destra. Beh, è un video. Scusa. Facendo una sorta di claw hammering, molto comune al tempo in molti chitarristi. Chiaramente c'è una differenza enorme, avevamo detto che nel Longoni il pollice suona la sorta di ostinato sulla corda vuota, lì il pollice fa il più, giusto? Però tra quella e la chitarra plettrata o l'arpeggio della chitarra classica c'è comunque una grossa differenza. Quindi, parlando di somiglianze, abbiamo, vabbè, il primo punto non ve l'ho accennato, ma molti dei brani, specialmente di Bamana, ma in generale dei Geli, noi li chiamiamo brani, ma non sono proprio dei brani, sono un po' dei template. Quindi c'è per esempio poi Ombaudi o Bakari Jan,
non sono un brano con una melodia e tendenzialmente un groove dietro, come lo pensiamo noi. Sono un po' più come il blues, no? Il blues, chiunque suoni blues, sa che tendenzialmente con 3000 variazioni, evoluzioni, bla bla bla, però il blues è un giro di 12 accordi, giusto? 4 battute sul primo, 2 sul quarto, primo, quinto, quarto, uno, con le variazioni col quick four, il turnaround, bla 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 bla, gente che non lo rispetta e tutto, ma tendenzialmente se vai a una jam e dici a una persona fammi un blues in me, quello intende, no? Perché nella stragrande maggioranza dei casi il blues è un template. È l'unico genere, uno dei pochi davvero generi in cui puoi andare a una jam e dire alla gente un blues in sol e sanno esattamente che accordi suonare. Perché è un template, di fatto, giusto? Poi puoi suonarci sopra un sacco di melodie, hai libertà ritmica, c'è un sacco di blues che non rispetta il template, che non rispetta le proprietà ritmiche, che non rispetta le proprietà melodiche, non importa, perché il genere si è evoluto in 3000 modi, ma proviene da quello. Specialmente il blues delle origini o rimaneva su un accordo e faceva una sorta di vamp, o stava sui 12 accordi che tutti con 12 accordi, 12 battute, 3 accordi che tutti conosciamo. Scale pentatoniche, questo forse avrei dovuto accennare, Longoni in molte zone, in alcune usa scale eptatoniche, quindi 7 note. In molte usa le scale pentatoniche, 5 note. La scala pentatonica, per chi non mastica la musica da addetto ai lavori, buon per voi, è una scala a 5 corde. La scala a 5 corde che sentite in praticamente i tre quarti della musica pop, perché funziona sempre, praticamente hanno preso la scala maggiore e la scala minore, hanno tolto le note pericolose e hanno detto, bam, questa funziona su tutto, top, figata. 60 anni di musica riassunti in... la scala pentatonica, il blues in realtà non è una scala pentatonica tecnicamente esatonica, perché aggiunge una nota che però... è la nota blu, che è a metà o tra la quarta e la quinta nella pentatonica minore, tra la seconda e la terza nella pentatonica maggiore. Quella nota crea l'agrodolce di cui parlavamo, no? Ti dà un po' di quell'instabilità. Tra l'altro è una nota di passaggio, non è mai una nota su cui atterri, e chiunque suoni la chitarra o il piano lo sa, se ti fermi sulla nota blu nella melodia hai perso e devi ripartire da capo con la chitarra classica da bambino. Ora, entrambi provengono, sono basati soprattutto su strumenti a corda con pattern a incastro, avevamo anche visto tra l'altro il discorso proprio fisico della mano, le vocalizzazioni, i vocalizzi sono molto simili, non ne abbiamo parlato perché non abbiamo tempo e sono musicista e tendo a fregarmi dei cantanti, però c'è una sorta di similitudine tonale. Eric Clapton non ce l'ha, ma Eric Clapton è bianco e una serie di cose, ha cambiato tanto il genere, eccetera, eccetera. Il primo blues è roco, è di gola, come tanti altri stili musicali in realtà al mondo, ma non ci importa. Ok, ho detto tutto. Vabbè, avete letto, in ogni caso. Prossima slide. Ali Farka Touré, torniamo all'inizio. Quindi, abbiamo parlato più o meno di come pensiamo che la musica... Le musiche africane, in particolare ne abbiamo parlato di una, hanno potenzialmente e probabilmente influenzato il blues. Ora guardiamo invece all'altra parte del viaggio circolare, altrimenti è un viaggio lineare. Ali Farka Touré, che è il gentiluomo che abbiamo visto all'inizio, cresce a Bamako, che è la capitale del Mali, negli anni 70, e come molti giovani del tempo in queste città, nelle capitali degli stati nazionali africani, specialmente post indipendenza, c'era un dispositivo che chiunque abbia fatto qualunque tipo di storia della musica ha sentito nominare 3000 volte, che ha rivoluzionato il modo in cui usiamo la musica, ovvero la cassetta. E probabilmente c'è gente che qua non l'ha manco mai vista una cassetta. Però è stata una rivoluzione incredibile, permetteva facile trasporto, economico, leggero, arrivavano dappertutto. E dappertutto arriva la musica della cultura dominante del mondo, che da 70 anni a questa parte sono gli Stati Uniti. Quindi arrivano il blues, salsa, anche musica cubana, specialmente quando si parla di musica da ballo, se pensiamo alla disco, eccetera, eccetera, l'influenza anche di quegli stili, del funk, del soul... arriva anche da quello, e in parte c'è anche l'influenza latinoamericana,
che volendo vedere anche quella arriva dall'Africa occidentale, il clave non è davvero latino, in realtà è africano, ma è un altro capitolo che non voglio iniziare adesso. Però arrivano anche James Brown, John Lee Hooker, Pickett, eccetera, eccetera, eccetera. E Ali Farca li conosce. E c'è un libro in cui, un libro fantastico di Stanley Kubrick, Kubrick, non mi ricordo il nome, in cui lui si decide appunto di fare questa cosa di ritracciare il blues, bla 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 bla. E lui dice, ok, vabbè, Ali Farca Touré suona tipo blues, però grazie, conosceva il blues, non è che la sua musica già veniva da quello. Quello che lui non sapeva è che in realtà Ali Farca Touré i primi album li ha scritti senza conoscere niente di questo. E questo è perché non è andato a intervistarlo lui, Ali Farca Touré, è un piccolo problema. Invece altri ricercatori l'hanno fatto e gli hanno detto, signor Kubrick, fantastico il libro, però la parte su Ali Farca l'ha proprio cannata. Ali Farca, tra l'altro Farca vuol dire asino, c'è una, quando una donna perde tanti figli in queste comunità è una pratica molto comune, si crede tendenzialmente che vengano rapiti dagli spiriti, quindi gli danno nomi brutti per tenere gli spiriti lontani, quindi lui si chiama Mulo. È fantastico, io adoro questo aneddoto. C'è un'altra cantante che si chiama Nessuno la voleva e effettivamente è viva, quindi ha funzionato. È fantastico, adoro. Ali Farca Touré, ce lo sentiamo con Ry Cooder, e voi direte, cazzo, Ry Cooder, figata, fantastico, Talking Timbuktu. Ali Farca Touré diventa super popolare anche in America, perché a un certo punto inizia a svilupparsi un'industria world e anche gli americani iniziano a dire, ah, wow, ma che storia, c'è questo tizio in Africa che fa robe super figlie a mie, collab, e si mandavano il messaggio su Instagram e poi facevano il live stream assieme. E questo è l'equivalente ai tempi. Se andiamo avanti, ci sentiamo un po' di Ali Farca e Ry Cooder. E qua chiaramente è anche facile capire chi dei due ha avuto più forza nel comporre. Chiaramente questo tendeva molto alla parte americana, però vi dà un'idea di chi sia Ali Farca Touré. Se sentite alcuni dei suoi album particolarmente da solista, come anche il brano che abbiamo sentito all'inizio, si sente l'influenza del blues, ma rimane comunque quel carattere africano. Tra l'altro Ali Farca Touré non era un jelly. Non lo era. E quindi però ha assorbito in ogni caso il repertorio jelly, perché il jelly è parte della vita quotidiana di chiunque in Mali, sia un mandinka o un maninka. Chiaro, altri gruppi etnici non li hanno, ma se sei parte di quel gruppo etnico e vai a un matrimonio suonano i jelly, se vai a un battesimo suonano i jelly, se vai a un funerale suonano i jelly. E quindi il repertorio lo assorbi, l'estetica, esattamente come chiunque di noi si rende conto se Lady Gaga è stonata, circa più o meno, perché tutti ascoltiamo la musica pop costantemente, assorbiamo passivamente gli stili, no? Quindi qualcosa di differente ci suona differente così. Uguale per Ali.
Però in realtà le similitudini erano più delle differenze, quindi questa cosa è abbastanza interessante. Ora, l'African Blues diventa un po' un nome dato dalle etichette, e in realtà tanta gente, anche giustamente, sostiene che sia un genere fabbricato che non ha alcun fondamento nella musica tradizionale, che è falso, è un po' esagerata come posizione, ma che sia stato utilizzato come nome dall'industria della world music per vendere cose, fare soldi. E non hanno tutti i torti, però d'altronde così è il mondo in cui viviamo. E la verità di base è che comunque la connessione tra i due generi ci sia, e in ogni caso il fatto che alcuni artisti di questa zona inizino a creare degli ibridi è comunque parte di processi di evoluzione della musica. Gli ibridi si fanno dappertutto, li abbiamo fatti anche noi in Italia, il progressive rock e l'indie rock guardando all'Inghilterra, cioè senza neanche andare a pensare a robe assurde, succedono di continuo. E se sentiamo l'indie rock italiano e l'indie rock inglese sono diversi, perché l'indie rock italiano ha una componente molto più lirica che deriva dalla nostra cacchio di Sanremo e bel canto che ci ha rotto le balle a tutti, ma volente o nolente deriva da quello. E nel prog, se si guarda, la differenza è identica, è la stessa. Però al di là di queste parentesi in cui inveisco, l'African Blues, criticato, bla bla, diventa un genere, un'etichetta con cui si chiama certo tipo di musica, in parte per il market, ma non è l'unico tipo di blues di questa zona, perché chiaramente a quel punto si diventa anche più suggestivi. C'è anche il desert blues, perché anche la musica dei Tuareg, alcuni gruppi all'interno dei Tuareg, eccetera, 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 per certi aspetti somiglia, e quindi diventa anche facile a quel punto, anche se non ci fosse stata la connessione pre, diventa facile creare l'ibrido dopo. C'è una band che si chiama Yemen Blues, non hanno niente nella loro musica tradizionale che è connesso al blues, ma in qualche modo hanno preso, un tizio di loro ha preso il gumbri, che è un altro tipo di ingoni, quello che era in Marocco, e hanno iniziato a fare una musica con una sorta di blues ispirato all'African Blues adesso, senza nessuna connessione culturale. In Israele c'era più... La musica si muove, si evolve, arriva dappertutto, come si fa l'hip hop in Nord Corea, c'è il K-pop e il J-pop, derivano dal pop, gli dobbiamo dire no, il pop si fa solo in America, no, le cose in America, in Inghilterra, se no i Beatles si offendono. E, insomma, sto invendo di nuovo, Desert Blues, questa è un'altra corrente, diciamo che da quando Ali Farc è venuto a mandare, il grosso... ruolo di rappresentatori di questo tipo di correnti hanno preso questa band fantastica, i Tina Riwen, che hanno pure vinto un Grammy, cioè sono in realtà abbastanza conosciuti, hanno circa 4 milioni per i pezzi più grossi su Spotify di ascolti, la mia generazione misura il successo in ascolti su Spotify, e se pensate che è una band che viene dal nord del Mali, dici vabbè, cavolo, non è neanche così scontato. E loro appunto sono Tuareg, e questi sono loro. Chiaramente nei video vedete ancora di più il fatto che queste caratteristiche vengono enfatizzate, ma... Che bei bassi che abbiamo sull'impianto, لتسني تلاد الشكوى إنا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان تيني ريساس تنقم تكتفو تمي ديوان لتسني تلاد الشكوى إنا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان Let us meet the shakwa.
Lo so, vabbè. Vi siete segnati il nome? Ecco, buono. È la seconda più ascoltata su Spotify, la trovate in due secondi, non preoccupatevi. Chiaramente lì siamo sul deserto, i vestiti cambiano tante cose e c'è anche di più l'influenza della musica del Nord Africa. Il sorta di vibrato, l'acciaccatura alla fine delle frasi vocali, piuttosto che insomma il battito di mani tipico. Dicami. Ah beh, vabbè, chiaro. Ma gli anni 70 sono proprio gli anni in cui tutti questi generi si sviluppano, e chiaramente come la nostra musica di adesso cresce su quello, assolutamente, hai super ragione. Però non c'è solo chitarra. Tra l'altro, che avete visto, suonavano con hammering, visto, perché si abbandona Longoni, ma si usano le tecniche nonostante tutto. Non solo chitarra, le collaborazioni hanno iniziato a fiorire, specialmente con il fiorire della musica world come industria, e chiaramente un sacco di musicisti hanno detto: zio, ma che figata, voglio fare un disco con sta gente. Il problema è che questa musica è super complessa. Cioè, noi ora in realtà gli esempi che ho scelto sono relativamente semplici, ma c'è, specialmente dal punto di vista ritmico, c'è una sorta di fluidità temporale che noi facciamo una fatica a concepire, perché passano dal ternario al binario in due secondi, perché li pensano assieme, insomma è un po' un casino. Non sto troppo ad annoiarvi, ma ho fatto un esame trascrivendo questa roba sul basso, sicuramente non lo strumento più adatto. Porca Eva, ho pianto, è veramente tanto, è tosta, è davvero tosta. E Taj Mahal, altro nome enorme, non chiaramente il monumento funebre ad Agra, Taj Mahal ha fatto un disco fantastico con Tumani Diabaté, ne abbiamo parlato nel video della Cora, e questo è l'ultimo product placement che vi faccio per il Patreon del link, fuori programma. È il maestro indiscusso dello strumento, è il nome più grosso. Questo disco, tra l'altro, l'ha prodotto la professoressa con cui ho studiato questa musica, e quindi è vabbè, in realtà era un flex questo. E per lei più che per me, però vabbè, insomma, è un disco super, perché Taj Mahal ha fatto una fatica boia, a quanto pare. Il disco è fantastico, il pezzo non me lo ricordo, potrei aver scelto quello sbagliato, ma vi consiglio di sentirvelo tutto. Pensate che per due mesi interi, durante la sua campagna elettorale, la prima, Barack Obama ascoltava questo disco ogni volta. Quindi, se Barack Obama vi sta simpatico o se vi sta sulle balle, andate ad ascoltare il disco, così sapete se prenderlo in giro o se essere ancora più suoi fan. Ecco, insomma. Se andiamo avanti, sentiamo il pezzo. Quindi qua è chitarra e cora. Fine,
volevo dire qualcosa, ma non me lo ricordo. Ho avuto un vuoto di memoria totale. Stavo pensando a qualcosa. Ah, ecco, sì. Avete notato forse che ogni volta che c'è una collaborazione il giro blues non si suona? Tendenzialmente la progressione d'accordi è 1-5 dal primo, insomma, l'accordo sulla tonica, l'accordo sulla quinta. Questo in parte perché è vero, quei brani sono dei template melodici, i brani della musica jelly, ma sono armonicamente super statici, come in realtà il grosso della musica nel mondo, in realtà, perché l'armonia è il vanto un po' nostro di noi europei / occidentali in generale, vanto con cui abbiamo molto spesso denigrato il resto del mondo, ma non è importante. Spesso l'armonia è molto più statica, si fanno di fatto dei movimenti con la dominante e ci fermiamo a quello. Quindi molto spesso il campo comune quello è. Ora, non sono solamente con questa apertura i musicisti americani che hanno detto wow, figata, cosa sta succedendo in Mali, andiamo in Mali. Gli stessi musicisti malesi, alcuni dei quali Iba Manà, e qua finalmente arriviamo ad ascoltare un po' di Basseko qui a te per conto suo, hanno cambiato il loro approccio alla musica loro in generale, prendendo ispirazione a musica americana, blues e via dicendo. Due cose ha fatto Basseko Kouyaté, una è minima, in realtà ne ha fatte un tot, anche il playing e il fraseggio sono molto ispirati a, quindi forse questa dovrebbe essere una delle due cose. Una cosa minore è che ha iniziato a suonare stando in piedi, legandosi longoni con una cinghia come la chitarra. Io chiaramente, per coerenza, visto che volevo dire questa cosa qua, ho scelto un video in cui sta seduto, perché è una registrazione a KEPX o come cavolo si chiama, e quindi è in uno studio ed è seduto, ma l'ha fatto, giuro. E l'altra cosa che ha iniziato a fare è utilizzare effetti, uno su tutti il wah. Prego. We'll be right back.
Va bene, siamo giunti circa alla fine. Questa è l'ultima diapositiva, l'ultima canzone. Se aveste domande, fatele dopo questa canzone. Se non ne aveste, spero che questa cosa vi abbia ispirati a quantomeno pensare alla musica in una maniera lievemente diversa, ma spero anche ad andare ad ascoltarvi un altro po' di musiche che magari non conoscete, qualunque esse siano. Chiaramente l'arrangiamento, tutto, la produzione, bla bla bla, il pezzo di prima mostra un Bacio Cucugliate che è figlio dei suoi tempi, di un mondo globale, che fa tour in Europa, che suona a teatro, che fa una certa serie di cose, e i cui dischi vengono recensiti in tutte le lingue, bla bla bla. Ma le basi c'erano già. Questo brano, di nuovo, credo che questa sia la Royal Albert Hall, tra l'altro, penso che siano i BBC Proms. Questa è Segu Blu, che è il titolo che lui ha dato. Molto spesso, tra parentesi, i titoli non rispecchiano il pezzo che sono, ma vengono dati così possono avere i diritti d'autore sull'arrangiamento e pigliarsi dei soldi. In realtà questa è poi uno dei pezzi template della musica Bamana, il più simile per certi aspetti, essendo un template in maniera molto vaga, è difficile qua da dimostrare, al blues. E come potete sentire, le influenze c'erano già. Quindi, riassumendo, cosa abbiamo detto oggi? Abbiamo detto tante cose. Abbiamo detto che stabilire chi sia il vero genitore, il genitore uno singolo del blues, è difficile. Che dobbiamo guardare all'Africa, ma che dobbiamo guardarci in una maniera un po' particolare, pensando a ogni gruppo etnico in se stesso e non all'Africa come a un oggetto, un'entità monolitica. Gli africani come un popolo non sono un popolo. L'Africa è un continente, è pieno di popoli che, per carità, forse per certi aspetti a noi viene, senza per certi aspetti, a noi viene comodo pensare agli africani come a un popolo, ma non lo sono, come non lo è l'Europa, come non lo è l'Asia, come non lo è l'America. Ci sono tantissimi gruppi etnici, tante formazioni religiose, tanti culti che attraversano gli stati nazionali tirati col righello, che non sono rappresentativi di un bel niente. Conseguentemente tante musiche, e quindi dobbiamo guardare queste musiche consapevoli di questa diversità, consapevoli di cosa succede all'interno di quella diversità in ognuno dei singoli gruppi. Però guardiamo all'Africa a più punti, senza sapere di preciso quale sia. Quello che sappiamo è che negli ultimi anni i due mondi hanno iniziato a toccarsi un pochettino e a collaborare, a fare un sacco di cose super interessanti. E niente, spero che voi andiate a guardarvele. Questa è Segu Blu, ovvero Poi, pezzo tradizionale Bamana, uno dei candidati, come dicevamo, all'essere uno dei probabili genitori del blues, uno dei più prominenti, quantomeno. E questo è di nuovo Bacio Cucugliate. You happy? Che parla un po' all'inizio, che antipatico, yeah. In francese. You happy? Vabbè, okay, thank you. Anche in inglese qua. I'm sorry, my English is very, very good. Big problem for my English. Je vais jouer un pui. French? French? Ok. C'est un morceau qui s'appelle Pui, que je dois jouer depuis aux environs du 17e siècle. On a des morceaux comme ça dans notre pays, de la 4e région du Mali. Les morceaux qui s'appellent Pui, c'est comme une goni musique, c'est comme une musique royale. Dans notre pays, donc on a très peu de temps. Je vais jouer un pui pour vous, mais il y a ma sœur ici, Lucie Diram. Peut-être je vais jouer un pui pour Lucie Diram ce soir. Merci beaucoup.
che bel fade out. Lo fermo perché è 7 minuti e mezzo di video, scusate, e giustamente siamo tutti qua per vedere i Tangle, però spero che questa discussione vi sia piaciuta. Come dicevo, ci sono altri interventi simili su Patreon. Se avete domande, probabilmente sarò fuori a bermi una birra, chiedete, a me fa sempre piacere parlare di ste cose. E niente, spero che torniate a casa e ascolterete un po' di Desert Blues, African Blues. È super facile trovarlo ormai, perché questa musica si consuma come tutto il resto della musica che consumiamo. Basta usare Google, Spotify, YouTube o quello che volete. Grazie Inc.